Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Per poter installare l'impianto di aspirazione sul carrello dove ho installato il banco sega e il banco frisa, ho bisogno di avere installata sotto al banco la fresatrice. Quindi oggi andiamo a completare il banco della fresatrice. La struttura della torretta, purtroppo non ho i clip del video perché l'ho realizzata più di un anno fa, quindi ora vi spiego velocemente come l'ho realizzata, però non mancherò di farvi vedere qualche realizzazione perché di profili ne ho ancora e quindi qualche altra cosa semplice la mettiamo. I profili che ho utilizzato sono questi della Bosch Rexroth, colore ora è nero perché l'ho verniciato, però sono colore alluminio anodizzato. Io ho comprato delle barre di sezione 2020. Questi profili, se li prendete anche sui marketplace cinesi, li trovate identificati come T-slot, mentre ci sono quelli per le stampanti 3D che vengono identificati come V-slot perché hanno la possibilità, avendo lo scasso a 45 gradi, di poter far scorrere questi carrelli con i cuscinetti a ruota per gli assi. Per quanto riguarda le tecniche di giunzione di questi profili, o utilizziamo i classici giunti messi a disposizione stesso dalla Bosch, oppure possiamo forare ed utilizzare per le giunzioni di testa il foro centrale, che basta filettarlo a 6 mm, oppure si possono scaricare e stampare dei giunti che già si trovano disponibili sui vari portali stampa 3D tipo Thingiverse. Ma passiamo alla descrizione della torretta che ho realizzato. Ho posizionato i due montanti posteriori della torretta all'interno dei due piedini laterali della sega, mentre i due montanti anteriori li ho posizionati a filo con i due montanti che mi fungeranno da bordo per il piano. Per dare più rigidità a tutta la struttura ho inserito sia nella parte superiore che nella parte inferiore dei montanti trasversali ed ho utilizzato proprio quest'ultimi nella parte inferiore per fissare la torretta al piano del carrello portasega. A causa dell'ingombro del piedino della sega, ho creato queste L per dare più supporto all'angolo del piano, sia dal lato sinistro che dal lato destro. Questa era la fresatrice che avevo montata sotto il piano della sega Makita e già aveva la predisposizione per la salita della fresa. Se avessi installato questo sistema al centro del piano, mi avrebbe creato interferenza con il piano del carrello. Quindi ho dovuto spostare tutto il sistema verso la parte esterna. Ho inserito queste controventature per evitare che il piano flettesse sotto il peso della fresatrice e dei pezzi in lavorazione. Ho anche installato già la T-track e messo a filo con il piano. Quest'ultima mi consentirà l'uso del goniometro con la fresa che sarà installata qui al centro. Io ho deciso di usare delle staffe a 90 gradi con grano. Il piano sarà composto da una lamiera di alluminio da 6 mm, poiché c'è questo spessore della T-track che è 12,5, ho questi pezzi di recupero di plexiglass che utilizzerò per creare il sottofondo alla lamiera. Poiché i pezzi di plexiglass sono quadrati e tutti più piccoli del piano, utilizzo il pezzo intero al centro e mi creo delle fasce sui lati. Per aumentare la superficie laterale installerò dei tacchetti sempre recuperati da profilato 2020 e taglierò delle fasce per portare tutto a profilo. Userò questi inserti con dado da 3 mm scaricati da Thingiverse. Con lo stesso inserto mi aiuterò per trovare il centro del profilo.
disegnato e stampato anche questi supportini per allungare un po' di più il piano. Il pianetto di supporto laterale. È giunto il momento di provare questa lama per alluminio che ho comprato di recente. Verifico la planarità della lamiera. La rivesto con pellicola autoadesiva per evitare di rovinare la superficie verniciata del piano della sega. Poiché non ho nessun bordo lineare da poter mettere in battuta per creare i tagli, mi aiuterò con un listello posizionato un paio di millimetri fuori dal piano per poter creare dei tagli dritti. Ripeto l'operazione con l'aiuto di una squadra per creare almeno un angolo retto. Ora con i giusti riscontri posso procedere a portare a misura finita il piano. Traccio le zone che dovrò andare a scaricare nella parte inferiore del piano per poterla adattare al piano della sega. Per non rovinare la battuta in alluminio,
con biadesivo in mossetti attacco, vicino alla battuta della sega, un listello di legno sul quale mi traccio il centro della lama e la posizione anteriore e posteriore dove devono andare a creare gli scarichi. Ripulisco la zona dei tagli dove ci sono degli scalini con lima e con tamburo abrasivo. Rimuovo la ribava da tutti i lati del piano. Traccio i riferimenti dove dovranno essere effettuati i fori per fissare il piano sulla struttura, misurando con attenzione la posizione dei T-slot dove dovranno essere posizionati i tasselli di fissaggio. Foro e svaso tutte le posizioni tracciate. Installo gli inserti filettati e avvito il piano. Svito i bulloni di fissaggio sul carrello per poter registrare la planarità del piano. Agisco su dei bulloni che ho montato sotto i montanti per registrare la planarità. Una volta ottenuto il risultato desiderato, stringo tutti i bulloni di fissaggio al carrello. Preparo il piano per una veloce levigatura della lamiera. Però prima di levigare, apro il foro di passaggio delle frese. Prendo tutti i riferimenti dalla fresatrice stessa per poter effettuare lo scasso. E traccio sulla lamiera i punti dove andare a forare. Levigo il piano e installo la fresatrice. Eccoci amici, ho applicato un po' di olio di vasellina tecnica su entrambi i piani, sia quello della fresatrice che quello della setta, per rendere tutto più scorrevole. Nel frattempo ho stampato questo anello di riduzione da inserire nel foro che ho creato sul piano. Questo anello è provvisorio, poi andrò a creare degli anelli di vari diametri per adattarmi meglio al diametro della fresa, e questo andrà a rendere più efficiente anche il sistema di aspirazione.
Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per darmi una mano a crescere e per potervi portare sempre nuovi contenuti. In descrizione vi lascerò il link dei prodotti che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Per questa settimana è tutto, ci vediamo sabato prossimo. Ciao!